Intravidi nell'ombra d'una specie di grotta non so che agitazione impetuosa di dolore. Ascoltami. Piuttosto che intravedere, mi sembrò di essere percosso da un vento di dolore, da un nembo di sciagura, da uno schianto di passione selvaggia. È celebre il testo in cui Gabriele D'Annunzio racconta il suo sconvolgente impatto con il gruppo scultoreo quattrocentesco del compianto di Nicolò dell'Arca nella chiesa di Santa Maria della Vita. Per il poeta dell'estetismo, raffinato cultore di una bellezza senza sostanza e fine a se stessa, fu un incontro scioccante. Non dimenticherò mai quel Cristo. Era di terra? Era di carne incorrotta? Non sapevo di che sostanza fosse. Stava supino, rigido, coi piedi eretti, nerastri, trafitti dal chiodo che aveva lasciato non il foro ma quasi uno squarcio aspro. Infuriate dal dolore, dementate dal dolore, erano le Marie. Una, presso il capezzale, tendeva la mano aperta come per non vedere il volto amato. E il grido e il singulto le contraevano la bocca, le corrugavano la fronte, il mento, il collo. Ascoltami, puoi tu immaginare che cosa sia l'urlo pietrificato? C'è un mistero che avvolge il compianto della Vita, un capolavoro a lungo ignorato nel suo valore a causa della povertà del suo materiale, la terracotta policroma, e della ostentazione senza pudore dei sentimenti. Non ci sono notizie neppure sulla sua esatta collocazione e sulla disposizione delle statue. Pare perfino che per vari periodi il compianto fosse fuori della chiesa nel mercato coperto, rendendo ancora più inquietante il senso della tragedia immerso nel vociare distratto dei banchi. Gli occhi di Giuseppe d'Arimatea, testimoni dell'orrore, sembrano interpellare il visitatore. La madre, Maria, tiene le mani giunte sul ventre, il suo volto è vinto dalla smorfia di quel dolore che non provò il giorno del parto, ma che la rese regina dei martiri nel giorno della passione. Il giovane Giovanni non riesce a mantenere un contegno, ma è nelle due Marie, Salome e Maddalena, che giunge al culmine l'espressione del dolore. La prostituta redenta corre verso l'amato Signore. Non cerca altri che Lui, non sa e non può sapere che una nuova corsa, assai diversa, la attende il terzo giorno. Maria Salome sembra voler nascondere con le mani la visione di un orrore tanto grande da sembrare impossibile. Non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, scrive l'Apostolo Pietro nella prima lettera, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Un'opera d'arte nel cuore della città ci ricorda il realismo della passione del Signore, per non fare della Pasqua una semplice metafora e per non dimenticare che la nostra salvezza è il prezzo di un amore immenso.